Saluto da Ivan Paparelli, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Samsung Galaxy Z Fold 4, l'ultima evoluzione, l'ultima interpretazione in tema di smartphone pieghevoli di casa Samsung. Z Fold 4 in realtà è stato lanciato insieme a un altro modello, lo Z Flip 4, ma sono due prodotti che hanno due destinazioni d'uso molto differenti. Z Flip è un prodotto più, diciamo, da quotidianità, magari un pochino femminile, piccolino, molto grazioso. Qui invece abbiamo a che fare con un telefono piuttosto importante nelle sue dimensioni, ma che ci ripaga anche con una potenza di utilizzo fuori dal comune e probabilmente anche una particolare attenzione al mondo della produttività personale, quindi lo vedo certamente più adeguato a chi ne fa un utilizzo business oppure per chi ha una grandissima passione per queste importanti innovazioni tecnologiche. Naturalmente Z Fold 4 va a evolvere, no, alcuni dei concetti che abbiamo visto già sulla fortunata serie precedente, quindi su Z Fold 3, con una sorta di messa a punto che troviamo in tantissimi dettagli, ma che hanno senza dubbio la capacità di migliorare appunto l'esperienza d'uso quotidiana. Si parte ad esempio da una cerniera che è stata ulteriormente perfezionata, direi che a ogni step la situazione migliora. Sì, per chi la cerca si vede sempre un pochettino quella piega centrale che poi nella quotidianità diventa, credetemi, assolutamente invisibile e inapprezzabile, perché poi i contenuti non hanno nessun problema nell'essere visualizzati, anzi è veramente molto piacevole. C'è un display esterno anche leggermente più largo che mantiene certamente un aspetto di forma molto stretto e lungo, però che mette a disposizione qualche millimetro in più. C'è naturalmente un nuovo processore, c'è una fotocamera ulteriormente affinata, c'è anche qualcosa che riguarda l'autonomia, che comporta assolutamente un miglioramento anche dal punto di vista dell'autonomia. Senza dubbio una evoluzione senza rivoluzione, ma il punto di partenza era già, secondo me, di altissimo livello. Ci sono poi delle novità che riguardano anche l'ambito software, che adesso cercheremo anche di andare a scoprire. Partiamo dal prezzo, perché qualcuno potrebbe dire che è la nota dolente di questo telefono. Io sinceramente non me la sento di dire che questo telefono costa troppo. Costa certamente tanto, ma questo non vuol dire che costa troppo. Ci sono una valanga di contenuti che possono giustificare un prezzo d'acquisto così importante. Si parte da 1879 euro per la versione 12/256 GB, che diventano 1999 per la 512 con 12 GB di RAM. Si arriva a 2299 euro per la versione da 1 TB, quindi anche lo spazio di disposizione diventa veramente importante. Andiamo a vedere quali sono tutte le caratteristiche importanti del nuovo Z Fold 4. Magari cercherò di indugiare un po' meno su alcuni dettagli che si ripetono, no, nei top di gamma di Samsung, e magari vediamo anche alcune delle novità che troviamo all'interno di questo Z Fold 4. Partiamo dal display. Entrambi i display, sia quello esterno che quello interno, condividono la tecnologia AMOLED. AMOLED 2x, con la medesima frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Naturalmente quello esterno è molto più stretto e lungo, aspetto di forma in 23.1 noni con diagonale da 6,2 pollici. La risoluzione è 904x2316 pixel. Due ottimi display, con al solito, che vanno a rinverdire tutti i fasti di casa Samsung quando si parla di display. Sono assolutamente due unità eccellenti. Fotocamera frontale nella parte superiore e la capsula auricolare. In quella inferiore abbiamo invece i pulsanti, che io lascio sempre attivi, ma si possono ovviamente utilizzare le gesture, che ci permettono di interagire con Android 12 e con la One UI di Samsung in versione 4.1.1. Andiamo a vedere anche gli altri dettagli che riguardano la parte costruttiva. Una scocca davvero ben assemblata, con ottimi materiali, uno spessore che arriva a 15,8 mm con il telefono chiuso, 263 grammi, lo spessore diventa di 6,3 mm quando invece lo smartphone è aperto, quindi in questo caso risulta davvero molto molto sottile. Qui sul profilo di destra abbiamo nella prima sezione il carrellino che ospita due SIM, possiamo utilizzare anche una eSIM volendo. C'è poi il controllo del volume e il pulsante di accensione, che incorpora un fingerprint che io ritengo eccellente. A mio giudizio è il miglior fingerprint mai provato su un telefono di Samsung. Sarà per via
via del fatto che è incorporato nel pulsante di accensione, ma funziona veramente bene, è velocissimo, è affidabile, davvero un'ottima, ottima realizzazione. Come potete vedere, anche la scocca ha queste intersezioni plastiche per migliorare il funzionamento delle antenne. Nella parte superiore abbiamo anche tutta la parte che riguarda la gestione dei microfoni e anche l'altoparlante di sistema, che troviamo replicato anche nella parte inferiore assieme al connettore USB Type-C e il microfono principale. Come potete ben notare, non c'è la possibilità di espandere la memoria, perché non c'è lo slot per le schede microSD e non c'è purtroppo neanche il jack audio da 3,5 mm. Spostiamoci nella parte posteriore. Molto bella anche questa finitura, vagamente opaca, ha resistito anche a, direi, un mese e mezzo di utilizzo anche abbastanza importante. Mi è capitato di portarmelo al mare, in montagna, anche in diversi viaggi all'estero, e non ha veramente neanche nessun segno. Modulo fotografico con tre elementi che vanno a riprendere sostanzialmente lo schema visto sulla famiglia S22. 50 megapixel la fotocamera, il sensore principale con lente f1.8 che con una lunghezza focale corrispondente a 23 mm. C'è poi un elemento ultra wide da 12 megapixel f2.2 e uno zoom che è circa 3x, un 66 mm, quindi è poco meno di un 3x autentico, da 10 megapixel con lente f2.4. Poi vediamo come scatta le foto e anche come vanno i video. Batteria 4400 mAh, la batteria non ha un amperaggio esagerato, non arriva ai 5000, magari in alcuni casi oltre 5000 mAh di qualche altro dispositivo, ma riesce a stupire, perché non è la batteria a stupire, ma è la autonomia. Perché la batteria da 4400 mAh, che tra l'altro è un sistema di ricarica a 25 watt, riesce a portarci senza problemi a sera. E la situazione per ciò che riguarda l'autonomia è leggermente migliorata rispetto allo scorso anno. Non siamo certamente in presenza di un cosiddetto battery phone, ma è un telefono davvero con una resa molto molto buona per ciò che riguarda l'autonomia, o meglio, se arriva a sera senza problemi. Qualcuno magari con l'utilizzo un pochino più parco magari ce la farà ad arrivare anche al giorno successivo, qualcuno che lo utilizza in maniera un po' meno un po' più scriteriata magari arriverà alle tardissime ore del pomeriggio. Ma è un telefono che, dovendo gestire questo po' di hardware, la presenza del doppio display, riesce ad avere una resa molto apprezzabile. Personalmente mi sono abituato nel tempo a mixare le varie esigenze, cioè a utilizzare quando serve il display esterno o quando invece ho una maggiore disponibilità di tempo o devo fare delle cose più articolate, vado ad aprire il display interno, che torno ad aprire perché non ve l'ho ancora descritto. È un pannello quasi quadrato da 7,6 pollici di diagonale, ribadisco AMOLED 2x a 120 Hz. In questo caso abbiamo 1812x2176 per ciò che riguarda la risoluzione, e qui entriamo nella seconda anima di questo telefono, che di fatto riesce a diventare una sorta di tablet da tasca. Non lo è soltanto per questo grande display, ma lo è anche e forse soprattutto per una dotazione software che permette a questo telefono, secondo me, di non avere quasi reali concorrenti, un po' come capitava nel passato con la famiglia Note o con il recentissimo S22 Ultra. Perché? Perché c'è un bagaglio software molto importante che va a collaborare con un ecosistema estremamente evoluto, che riesce a dare una marcia in più per ciò che riguarda proprio la produttività. Entriamo allora, facciamo direttamente l'ingresso nel modulo delle impostazioni. Intanto vi dico che questo telefono viene mosso dal Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generation 1, quindi la più recente evoluzione di questo sistema on chip, che ha una muscolarità impressionante. Come vi dicevo, ci sono anche le varianti che comprendono tutte 12 GB di RAM con tre tagli diversi di memoria. Ovviamente c'è il modulo 5G con connettività al massimo possibile. Entriamo nella modalità schermo per vedere anche quali sono i dettagli di questi meravigliosi schermi. C'è possibilità di attivare modalità giorno e notte, si può lavorare sulla luminosità adattiva, si può avere anche un boost di luminosità extra che interviene in alcune circostanze, uniformità di movimento. In questo caso possiamo scegliere se lavorare sui classici 60 Hz oppure lasciare il refresh rate in modalità adattiva, quindi per adeguarsi alle diverse circostanze di utilizzo. Poi qui ci sono tutte le tantissime possibilità di configurazione, di settaggio tipiche del sistema operativo di Samsung. Vi dicevo prima che di questo fingerprint che funziona veramente molto bene, ma resto qui, ne approfitto perché volevo farvi vedere anche una delle novità che riguarda il software.
questa nuova taskbar che ha un po' una ispirazione, no? con il mondo Windows, quindi con le icone nella parte inferiore, ma che ci permette di attivare rapidamente diverse applicazioni. Allora, facciamo una cosa. Torno un istante indietro, io lancio da qui il browser Chrome, e va bene, lo lasciamo un attimino in evidenza. Dopodiché potrei anche, non so, decidere di richiamare, cosa facciamo? Richiamiamo YouTube, sì, chiamiamo YouTube e lo mettiamo qui in un'altra finestra. Quindi le finestre in questo momento sono già diventate due e le abbiamo qui in evidenza. Ma potrei anche decidere, non so, di aprire la parte telefonica e la trascino qui. Dopodiché potrei anche prendere la parte telefonica e metterla in trasparenza su una sorta di finestra flottante. Ecco, così si fa. Prendiamo il cursore blu nella parte superiore e la trasciniamo. Magari nel frattempo voglio anche, chattare con qualcuno e apro WhatsApp. Ecco che abbiamo contemporaneamente addirittura quattro applicativi da tenere sotto controllo contemporaneamente da poter utilizzare. Questo è il grande vantaggio di una macchina di questo tipo. Questo è il grande vantaggio di un software evoluto, di un sistema operativo evoluto come ciò che riguarda l'interfaccia, la UI di Samsung che lavora su Android. Sono davvero tantissime le possibilità di utilizzo. Tra le altre cose, come potete vedere, è rimasto in evidenza il pulsantino della parte telefonica. Ci basterà premerci sopra per riaverlo di nuovo a disposizione. E aggiungo come dettaglio che ritroverete anche in questo telefono la possibilità di collegarlo a un computer Windows, quindi per continuare a lavorare sul computer, per continuare a fare ciò che stavate facendo sul telefono, ma forse ancora più utile la modalità DeX, quindi la possibilità di attivare una visualizzazione desktop su un monitor o su un computer. Quindi per avere a disposizione la potenza massima del telefono su uno schermo molto più grande, con un'impostazione che viene dedicata a tutte le funzioni, e funziona davvero, davvero tanto, tanto bene. Qualcosa che mi è piaciuto moltissimo. Resta assolutamente anche la possibilità poi di avere la barra laterale per richiamare alcune altre applicazioni. Facciamo una cosa, visto che ci siamo, io volevo far partire la chiamata al servizio clienti di Fastweb. Benvenuto nel servizio clienti Fastweb. Allora, facciamo così, siccome poi la cosa diventa un po' lunga, se no, la parte telefonica mi è piaciuta veramente, veramente tanto, perché al di là di una buona capacità del sistema di dialogare con la rete in tema di ricezione e trasmissione del segnale, mi è piaciuto tanto il livello di volume che tutti gli altoparlanti riescono ad esprimere, ma coniugati con una buona qualità. Anche quando ci si avvicina al picco massimo di decibel, non ci sono mai eccessive distorsioni, rimbalzi metallici, quindi si riesce a conversare anche in ambienti rumorosi, anche in viva voce, veramente un ottimo, ottimo lavoro. Qui avevo aperto il nostro sito e da qui possiamo anche vedere, non so, qualcosa che riguarda anche questa doppia anima del telefono. Ecco, in questo caso abbiamo tantissimo spazio a disposizione, avremo una tastiera molto, molto estesa. Cosa succede se invece chiudiamo il telefono e, ad esempio, non so, da qui possiamo, proviamo a chiamare un attimo WhatsApp. Ecco che in questo caso il tastierino, come potete vedere, diventa certamente meno comodo da utilizzare, diventa particolarmente stretto. Allora, mi è capitato in questi giorni di confrontarmi anche con altre persone che stavano usando il telefono, anche con qualche collega, con qualche amico, e di fatto c'è una visione che non è univoca, nel senso che certamente c'è un buon equilibrio complessivo per ciò che riguarda anche le dimensioni complessive di questo telefono, perché si lascia impugnare piuttosto bene e in diverse circostanze si riesce a gestire tutto con la classica mano, con il pollice che riesce a spaziare senza problemi nelle due estremità. È vero però che in alcune situazioni, quando ad esempio vogliamo magari rispondere a un messaggio o scrivere qualcosa di testo, sembra mancare un po' una via mediana, nel senso che il display chiuso appare un pochino piccolo per ciò che riguarda la disponibilità di spazio della tastiera, quello aperto in alcune circostanze risulta piuttosto grande. Ma la realtà è che
riguarda veramente il gusto personale. Sono vere entrambe le cose, in alcuni momenti si potrebbe desiderare un pochino più di larghezza, in altri si benedice il fatto che comunque questo telefono così complesso, così articolato, riesce a essere ancora facilmente trasportabile. Come vi dicevo prima, c'è una cura costruttiva veramente di un livello eccellente, la cerniera è stata ulteriormente perfezionata in tutti i suoi dettagli. Andiamo a vedere anche in ultimo il comportamento del reparto delle fotocamere. Allora facciamo una cosa, io adesso chiudo la parte telefonica che non ci serve e apro il modulo fotocamera. Modulo fotocamera che ha tre elementi nella parte posteriore, uno nella parte frontale, ma naturalmente ne troverete anche uno quando il telefono viene aperto, quindi possiamo utilizzarlo in tutte le situazioni di utilizzo. Se ad esempio stiamo facendo una videoconferenza, una videochiamata, possiamo farla senza problemi anche con il telefono aperto. In realtà si può utilizzare anche con un sistema incorporato, si può aprire il telefono e quindi utilizzare le fotocamere anche per i selfie, ecco che in quel caso avrete a disposizione probabilmente una delle migliori fotocamere mai prodotte per i selfie. L'interfaccia è un'interfaccia classica, qui sulla destra abbiamo alcune modalità: modalità ritratto, la modalità fotografica automatica, la modalità video. Qui c'è il pulsante altro che ci permette di spaziare tra altri settaggi, come la modalità Pro, come la modalità video Pro, c'è cioè la modalità notturna, una particolare attenzione alla fotografia del cibo, quindi una serie di altre cose importanti. Io apro un istante la modalità video Pro che ho utilizzato anche recentemente anche per alcuni lavori di stampa autenticamente professionale, perché da qui c'è un controllo totale della macchina dal punto di vista per ciò che riguarda i video, con la risoluzione che potete vedere può spaziare dall'8K a 24 fps, scendendo poi c'è il 4K a 60, 30, con il Full HD mi pare che si possa arrivare addirittura a 120 fps, eccolo qua, 120 fps. In realtà credo che sia proprio l'ultima risoluzione che ho utilizzato, perché qualche giorno fa mi è capitato di utilizzarlo per farlo permettetemi di dire quello che mi è sembrato un bel lavoro. Da qui c'è la possibilità di switchare tra i vari elementi 0,6x, 1x oppure il 3x. Poi c'è anche qui la possibilità di avere questi cursori che ci permettono di spaziare anche con distanze intermedie. Ovviamente poi possiamo utilizzare lo zoom digitale fino al 30x. Adesso vi faccio vedere anche come si comporta in queste circostanze. Da qui si entra poi in tutta una serie di altre possibili impostazioni, come l'aspetto di forma della fotografia, che può essere quadrato, prendere l'intero schermo, 16 noni o il buon vecchio 4 terzi. Facciamo al volo una foto e poi andiamo a vedere in realtà un po' delle foto che mi hanno accompagnato, come dicevo, praticamente in quasi un mese e mezzo di recensione. Facciamo così, andiamo a aprire direttamente la galleria da qui. Io ho tenuto un po' di fotografie, non tutte perché erano veramente tante. Da qui si può apprezzare ancora di più, perché rispetto ai video normali abbiamo un display così tanto grande che potrebbe mettere più facilmente in luce qualche difficoltà nello scatto, che invece vi assicuro non troverete. Allora qui ci sono una serie di screenshot che io ho preparato per la nostra rivista. Ecco, qui come si può immaginare stavo partecipando a una festa di compleanno con una serie di pasticcini, wow, che buoni questi qui al pistacchio, erano una cosa veramente veramente fenomenale. Qui c'è anche il limoncello di fine pasto in un ristorante, qui c'è una meravigliosa tagliata, guardate che dettagli che ci sono qui su queste scaglie di grana che si sono sciolte, qui c'è una frittura di pesce, va bene, torniamo indietro. Ecco, qui invece qualcosa di meno recente, ero in un campeggio, ho provato la modalità selfie, che anche qui secondo me riesce a fornire delle prestazioni piuttosto buone, considerate anche una condizione di scatto estremamente sfavorevole, perché era tarda, molto molto tarda, quindi direi che si è comportato anche piuttosto bene. Sì, forse c'è qualche dettaglio che si va un pochettino a perdere, ma poi la modalità selfie è davvero molto molto buona. Ero proprio letteralmente all'aperto, io adoro la vita di campeggio con la modalità notturna, senza la modalità notturna è evidente una migliore leggibilità di tutte le zone
anche scure di questo fotogramma. Devo dire la verità che in entrambi i casi il telefono è riuscito a vedere molto molto di più di quello che il mio occhio vedeva in quella circostanza. Qui invece delle foto, qui erano delle prove che facevo per la messa a fuoco, non ho cancellato poi successivamente queste immagini. Qui direi che c'è una modalità ritratto molto molto soddisfacente, ben scantonato il mio testone con lo sfondo che risulta ben sfocato. Tra l'altro ci sono tante possibilità di scelta, no, per modificare anche il tipo di sfocato, un po' come capita su alcune lenti che in fotografia vengono scelte perché non danno solo uno sfocato ma danno anche un tipo di sfocato che è diverso, che viene molto apprezzato certamente in ambiti fotografici. Qui una serie di scatti con la modalità ritratto invece della fotocamera principale. C'è questo manichino che io fotografo in continuazione per fare alcuni dei miei test, e c'è una resa veramente veramente impressionante, bello risultato. Qui invece è senza la modalità ritratto, come potete vedere lo sfondo è molto meno percepibile. Qui c'è Maya che stava ronfando, sono andato a disturbarla mentre riposava. C'è una ottima resa, qui un altro momento di un'altra vacanza, e vi confesso che non ricordo più neanche dove mi trovavo. Credo in Francia, credo che fossimo in Francia, sì, in questa circostanza. Una serie di fuochi d'artificio, ecco qui, vabbè, la scena è particolarmente complicata da interpretare perché la presenza di fonti luminose così sparpagliate certamente può creare qualche problema di esposizione, ma direi che se la cava piuttosto bene. Forse proprio nella fotografia notturna c'è qualche telefono che può fare un pochettino meglio, non tanto nella modalità notturna ma nell'inquadra e scatta notturno. Ogni tanto ce la comparsa di un pochettino di rumore, che è un po' una caratteristica che secondo me si ritrovava anche negli smartphone, anche nell'S22 Ultra mi ricordo una sensazione di questo tipo. Qui ci sono moltissime altre fotografie, vediamo se riesco anche ad andare su qualcosa di più semplice. Allora qui Arco della Pace con la 06x, la 1x, e poi ho provato a forzare lo zoom fino al 30x. Ecco che quando si zooma l'immagine acquisita con lo zoom 30x digitale i dettagli risultano particolarmente compromessi, ma ovviamente se questa foto venisse utilizzata per la semplice condivisione sui social andrebbe più che bene. Guardate qui come si vede, come si leggono bene i dettagli di questa scritta. Io trovo che abbiamo a che fare con una fotocamera di un livello molto molto alto. È chiaro che c'è una sorta di trapianto dall'S22, quindi ribadisco, il livello è molto molto importante, ma la fotocamera fa parte di un contesto molto articolato e ben strutturato, di un telefono che permette anche di levarsi delle grandi soddisfazioni quando lo si utilizza per degli scopi ludici, quali possono essere in alcuni momenti la fotografia. In realtà la fotografia oggi può essere utilizzata assolutamente, così come video, per scopi professionali. In entrambi i casi non rimarrete delusi perché è certamente un punto d'appoggio davvero importante. Un telefono che, come dicevo prima, non va a rivoluzionare l'esperienza vista sul Z Fold 3, ma è una messa a punto con un cuore aggiornato dal punto di vista del processore, quindi del sistema on chip, con dettagli migliorati, con un display leggermente più grande, con una UI ulteriormente perfezionata, ma un telefono a cui si fa realmente fatica a trovare dei reali difetti. Mi dispiace sempre non avere la disponibilità del jack audio, dell'espansione di memoria, ma ormai sta diventando purtroppo uno standard anche nei top di gamma. Per il resto telefono anche con una buona autonomia e tutto ciò che serve per divertirsi o per essere estremamente produttivi. Mi fermo qui per la chiacchierata sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4, sull'ultimo super pieghevole di Samsung, e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.